Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Ormai siamo alle porte del weekend, quindi vedremo insieme quale sarà la situazione meteorologica che ci attende. Comunque vi preannuncio, più sole al nord, però freddo, invece instabile al sud. Sono moltissime le notizie di quest'oggi, iniziamo dal sommario. Weekend al sapore invernale sull'Italia. Se il freddo coinvolgerà tutte le regioni, piogge e nevicate si concentreranno al sud. Attenzione, intense gelate e fitte nebbie al nord. La prossima settimana inizierà l'insegna del tempo stabile. Nuove perturbazioni atlantiche sembrano intenzionate a colpire l'Italia. Freddo in attenuazione al sud. Sciame di meteoriti in Russia provoca violente esplosioni negli strati inferiori dell'atmosfera della regione di Chelyabinsk, Urali orientali. Centinaia di feriti a causa dei vetri rotti dall'onda d'urto. Oltre il 70% del territorio italiano non ha adeguate misure di sicurezza contro i terremoti. A rischio molte scuole. Domani il convegno Scuole Sicure è organizzato da Antel, GLIS e ISSO. E sta per iniziare il weekend, dunque diamo subito spazio alla meteorologia per scoprire che cosa ci attende nelle prossime ore. Colleghiamoci con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. Buonasera Davide. Buonasera Serena, buonasera a tutti e bene ancora. Maltempo al sud, questo per merito dell'azione di una bassa pressione che continuerà ad insistere sul bacino del Mediterraneo, coinvolgendo quindi le nostre regioni meridionali, anche parte delle regioni centrali, specialmente quelle esposte ai venti orientali, quindi al versante adriatico, saranno coinvolte da una certa nuvolosità e da qualche che debole pioggia. Al nord Italia invece il tempo sarà nel complesso buono, stabile. Attenzione però alle nebbie, alle forti gelate notturne al primo mattino che interesseranno gran parte della Valpadana. Lo vediamo bene dal satellite, questa zona di bassa pressione che sta interessando gran parte del centro-est Europa e sta coinvolgendo ancora una volta le nostre regioni meridionali sotto forma di rovesci temporali che ancora nella giornata di domani interesseranno gran parte della Sicilia, della Calabria, la Campania, la Basilicata e la Puglia, mentre il tempo tenderà a migliorare sulla Sardegna, specialmente nel pomeriggio. Al nord, vedete, abbiamo segnalato la possibilità di nebbia al primo mattino su gran parte della pianura padana, specialmente le pianure del Piemonte e della Lombardia. Poi nel corso della giornata, specialmente dalle ore centrali della giornata, queste nebbie tenderanno a dissolversi. Meravigliosa giornata di sole sulle Alpi, dove le temperature rimangono di qualche grado al di sotto della media del periodo. Nella giornata di domenica, poche novità ancora. Il maltempo, i rovesci e i temporali possibili su quasi tutto il sud Italia, ad eccezione della Sardegna, dove il tempo migliora definitivamente. Ancora molte nuvole tra le Marche, l'Abruzzo ed il Molise, con deboli piogge e qualche fiocco di neve fino a quote collinari. Al nord Italia invece il tempo sarà ben soleggiato, al nord-ovest qualche nuvola in più invece tra il tardo pomeriggio e la sera giungerà sul Triveneto. Questo per l'arrivo di aria ancora più fredda e un parzialmente più umida proveniente da est. Queste foto sono state scattate questa mattina in Russia, dove è caduto uno sciame di meteoriti che ha provocato violente esplosioni negli strati più bassi dell'atmosfera. Numerose le chiamate per traumi e contusioni. Ecco, da queste immagini vedete l'area interessata. Il meteorite è esploso sopra la regione di Chelyabinsk e ha creato un'onda d'urto tale da infrangere i vetri di palazzi di diverse località. Oltre 400 le persone che sarebbero rimaste lievemente ferite nella regione che si trova a circa 1500 km a est di Mosca. I frammenti, come ha spiegato il Ministero delle Emergenze russo, sono cadute in un'area poco popolata, per fortuna, e oltre 250 persone hanno telefonato per chiedere assistenza medica. Principalmente si è trattato di ferite dovute ai vetri rotti dalle esplosioni causate da quest'onda d'urto. Ecco, vedete le immagini amatoriali che sono state girate proprio questa mattina e vedete proprio la scia che è stata lasciata da questi meteoriti che sono caduti in atmosfera. Ci sono solo 3 feriti che sarebbero in condizioni gravi. Comunque continuiamo a seguire la notizia. Si riportano anche danni agli edifici, come il crollo del tetto di una fabbrica di circa 6.000 metri quadri. Ecco, il video amatoriale è stato mandato in onda subito dalle televisioni russe intorno alle 9.20 ore locali di questa mattina. In Italia parliamo delle 4.20, si vedono proprio queste scie bianche. E tra l'altro adesso invece vi faccio vedere un altro video dove si sente proprio il rumore dell'onda d'urto che poi ha creato la rottura dei vetri della zona in cui è avvenuto questo evento. Ascoltiamo insieme.
Ecco, questo video è davvero impressionante, ovviamente tantissima è stata la paura della popolazione, tantissima anche la paura che è dilagata in tutto il pianeta, anche perché è da diverse settimane che seguiamo anche l'asteroide 2012 AD14, lo sottolineiamo, ecco, il suo avvicinamento che avverrà questa sera intorno alle 20:45 non ha niente a che fare con questi meteoriti caduti in Russia, comunque fra poco continueremo ad approfondire l'argomento. Continuiamo a rimanere con gli occhi verso il cielo, altre novità che riguardano lo spazio, un nuovo articolo pubblicato sulla rivista scientifica Nature riguarda il peso dei buchi neri, uno degli oggetti più misteriosi che fanno parte dell'universo. Approfondiamo con il servizio di Caterina Leo. Vi siete mai chiesti come fanno gli scienziati a pesare un corpo celeste? Non si può usare certo una comune bilancia. E l'impresa non è semplice, anzi è una vera sfida, soprattutto se si tratta di un buco nero, il corpo celeste più massivo e misterioso di sempre. Questi giganteschi pozzi di materia e di luce si trovano al centro di molte galassie. La Via Lattea, uno dei candidati, è la sorgente di raggi X, Cygnus X1. Secondo i modelli, la massa di un buco nero è strettamente legata all'evoluzione della galassia di cui fa parte. In alcuni casi essa si può misurare a partire dal movimento delle stelle orbitanti attorno al buco nero, ma un recente studio dimostra che lo stesso si può fare a partire dal moto dei gas in rotazione. La scoperta si deve all'astronomo Timothy Davis e ai colleghi dell'European Southern Observatory, tra cui l'astrofisico italiano Michele Cappellari. Il team ha adottato un nuovo metodo per pesare il buco nero al centro della galassia NGC 4526 nella costellazione della Vergine. Il valore trovato è di 450 masse solari. Davis e il suo team hanno analizzato i movimenti del monossido di carbonio costruendo un modello al computer. I ricercatori hanno provato diversi valori di massa, finché non hanno osservato nel gas un comportamento uguale a quello rilevato in natura. Il successo del nuovo modello apre interessanti prospettive per future ricerche. Gli interferometri di nuova generazione potrebbero consentire di applicare il modello anche ad un'estesa popolazione di centinaia di galassie, ora fuori portata. Oggi è la giornata internazionale del risparmio energetico e ci sono ottime novità per quanto riguarda il riciclo e la raccolta di lampade a basso consumo. Nel 2012 sono state raccolte in Italia ben 1639 tonnellate di lampade esauste, quindi abbiamo un bel 12% in più rispetto all'anno precedente. Trend di raccolta comunque non è omogeneo, più 19% per quanto riguarda pubblico professionale, mentre solo un 4% per quanto riguarda i privati cittadini. Ad aumentare è soprattutto la consapevolezza, ma per essere consapevoli bisogna essere anche adeguatamente informati. Come mai è così importante fare la raccolta differenziata di lampade a basso consumo? Siamo collegati telefonicamente con il direttore di Ecolamp, Fabrizio D'Amico. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. È importante, ecco direttore, giro a lei la domanda. Certo, è importante perché contengono soprattutto piccole quantità, molto piccole in effetti, di polveri di mercurio che se disperse massicciamente nell'ambiente, sapete che in Italia si vendono ogni anno circa 100 milioni di lampade, se disperse massicciamente nell'ambiente può dare veramente dei grossi problemi all'ecosistema, alle falde acquifere, all'ambiente che ci circonda. Da qui l'inquadramento e la classificazione di queste lampade, una volta che smettono di funzionare e diventano rifiuti, nella normativa sui RAEE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, normativa che prevede che ci sia una raccolta separata e uno smaltimento separato anche delle lampade a basso consumo esauste. Ecco, allora dunque, prima di quando decidete di buttare una lampada a basso consumo perché esausta, dovete dunque adeguatamente informati. Ecolamp è attivissimo in questo. A proposito di attività e di eventi di Ecolamp, questo è un weekend particolare per quanto riguarda il risparmio energetico e voi avete deciso proprio di ricordarci quanto il risparmio in realtà sia la prima fonte di energia. Che cos'è che avete in programma per questo weekend? Ecolamp a Torino da tempo ormai ha una lunga collaborazione con il Museo dell'Ambiente che ha lanciato un weekend di attività. Il Museo A come Ambiente è un museo dedicato prevalentemente alle famiglie e alle scolaresche che possono visitarlo per informarsi su tutte le tematiche e anche le problematiche che hanno a che fare con l'ambiente circostante.
Una di queste, come diceva lei, è l'energia. Ecolamp, nel quadro di questa sua collaborazione, ha installato all'interno del Museo Acome Ambiente un piccolo exhibit, molto piccolo ma molto grande insieme, che spiega che cos'è una lampada a basso consumo, quali sono i vantaggi in termini di risparmio energetico e non solo, anche di risparmio di emissioni di gas climalteranti, come funziona e come deve essere smaltita correttamente. La cosa interessante è che è tutto un'interazione con i visitatori grandi e piccoli, perché fisicamente si toccano i materiali, c'è anche un accompagnatore simpatico che si comporta e si muove come se fosse anche un prestigiatore, e alla fine del percorso, che non dura molto, ma ripeto, dà molte informazioni, si viene fotografati insieme con questo intrattenitore. E allora sabato 16, domenica 17, tutti al Museo Acome Ambiente di Torino, Brancolando nel buio, un'iniziativa davvero importante, visite laboratori inusuali per visitatori ecoconsapevoli. Si può imparare molto, io per ora la ringrazio, direttore, grazie per essere stato con noi e per l'impegno che ci mettete. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Trovate come sempre tutte le informazioni anche sul nostro sito internet eclasmeteo.com se ne avete bisogno, e anche questa sera c'è un appuntamento molto importante, luci spente per l'ambiente, un segnale come promemoria contro gli sprechi energetici. Eccolo qua, ne abbiamo parlato tanto, io voto mi illumino di meno. Proprio questa sera tra le 18 e le 19.30 tutte le luci spente, proprio in onore del risparmio energetico. Anche qua tutte le informazioni sul sito internet eclasmeteo.com. Adesso torniamo a parlare di scienza, in particolare di questo asteroide che stiamo seguendo ormai da diverse settimane. Si chiama 2012 AD14, è un asteroide particolare del diametro di circa 50 metri. Si sta avvicinando alla Terra e passerà vicino a noi a circa 27.700 km di distanza, un decimo della distanza tra il nostro pianeta e la Luna. Per tutti i dettagli colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. A te, Davide. Ebbene, in transito proprio in queste ore questo asteroide denominato 2012 DA14 che alle ore 20:43 transiterà a soli 27.700 km dalla Terra, ed è una distanza veramente molto molto piccola per un asteroide. Il diametro è di 45-50 metri, la magnitudine 7,4, quindi non si vedrà ad occhio nudo, ma con un semplice cannocchiale sarà visibile dall'Europa, da gran parte dell'Asia, anche parte dell'America. È stato scoperto il 22 febbraio del 2012, quindi un anno fa, da astrofili spagnoli. Andiamo a vedere anche delle immagini prodotte dalla NASA che hanno riprodotto l'avvicinamento di questo asteroide, che è veramente da record. Questo perché l'avvicinamento di questo asteroide è il più vicino approccio alla Terra mai previsto per un oggetto così grande. Al momento del massimo avvicinamento l'asteroide sorvolerà l'Oceano Indiano e la sua composizione al momento non è ancora nota, ma si stima che pesi circa 130.000 tonnellate, e poi ovviamente con le osservazioni radar si potrà ottenere una stima più precisa sia delle dimensioni che del peso di questo asteroide. C'è il rischio che questo oggetto possa collidere con alcuni satelliti? Beh, al momento sembra proprio di no, anche se transiterà proprio sull'orbita, ovvero a 36.000 km di altezza, l'orbita dei satelliti geostazionari, che sono proprio i satelliti meteorologici che ruotano attorno alla Terra proprio a 36.000 km di altezza. Grazie come sempre a tutti i Meteo Warriors, ci arrivano sempre moltissime foto e video che registrate voi, poi i più belli come sempre li facciamo vedere in diretta TV. Adesso però vi mostriamo un video che è un po' particolare, molto curioso. È un video amatoriale che è stato girato in Gran Bretagna, l'autore inglese è Swedeny Mon, questo ovviamente è il nickname. Guardate un po' queste immagini, sono così curiose. Il freddo ha trasformato un tubo dell'acqua in un'improbabile macchina del ghiaccio. Dopo una notte freddissima, infatti, dalla gomma sono usciti infiniti cubetti. Peccato che non funzioni così anche d'estate, ha scritto l'utente del filmato. Ecco, anche voi potete inviarci materiale di questo genere, fotografare soprattutto gli eventi meteorologici, quelli a cui noi siamo maggiormente interessati, aiutarci anche a essere sempre aggiornati. Poi caricate il materiale sulla community Meteo Warriors che trovate sul nostro sito, e mi raccomando seguiteci sui social network, perché ci trovate sia su Twitter, anche su Facebook. Su Facebook abbiamo una nostra pagina personale, la vedete qui, si chiama Class Meteo, basta schiacciare mi piace e troverete le previsioni del tempo sempre aggiornate, ma non solo. Solo
avrete la possibilità di interagire direttamente con noi meteorologi e ad avere quindi anche un confronto, magari se avete bisogno di qualche informazione in più. Poi c'è la pagina di Facebook dedicata a questa trasmissione, eccola qua, Prometeo, anche qui un bel mi piace e potrete seguire insieme a noi il backstage della trasmissione, quindi la scelta degli argomenti. Se magari volete parlare di qualcosa in particolare, un argomento da approfondire, basterà scrivercelo lì, quindi vi aspettiamo. Solo qualche secondo di pubblicità, poi continuiamo con gli approfondimenti. Ci vediamo tra pochissimo.